siamo all'interno di una serie di incontri legati proprio al vivere green, alla salvaguardia dell'ambiente, dove lo butto, esercizi quotidiani per una consapevole gestione dei rifiuti domestici, a sostegno delle 5 R dei rifiuti, che sono, lo ricordiamo, riduzione, riuso, recupero del cibo, riciclo e risparmio. Parliamo quindi di cibo, parliamo di come fare la spesa consapevolmente, perché ricordiamocelo, la riduzione dei rifiuti parte proprio dalle nostre scelte quotidiane. E credo che anche il menù proposto per oggi da Michela e da Piero sia la dimostrazione che poi il cibo possa essere trattato con cura, e tutto parte proprio da quello che noi possiamo, come noi possiamo intervenire in questo. Io ho un ospite, un esperto, il dottor Parmiato, un esperto di ecologia ambientale, autore anche di numerosi saggi sul tema della salvaguardia dell'ambiente, per cui citiamo il più noto, che magari qualcuno di voi ha anche già letto, Porta la Sporta. Io lo inviterei ad entrare per parlare con lui proprio di spesa consapevole. Grazie, dottor Parmiato. Grazie. Se vogliamo parlare. Benissimo. Dottor Parmiato, innanzitutto grazie per avermi invitato, soprattutto grazie. Grazie a lei per essere venuto. Dottor Parmiato. Mi chiami pure Loris. Loris, benissimo, grazie Loris. Parliamo di spesa, sappiamo sì, quanto sia importante al giorno d'oggi districarsi in un supermercato e renderci quindi dei consumatori consapevoli. Consapevoli, esattamente. E parte proprio nella spesa, che è un gesto quotidiano, diciamo, facciamo tutti i giorni, e quindi come crearsi dei consumatori consapevoli. Esatto, facciamo un esempio concreto. Immaginiamo insomma una famiglia media, una famiglia di 4 persone, cosa mettere nel carrello? Benissimo, allora adesso faccio 2 appunti proprio per non sbagliare. Allora diciamo verdura, carne, pesce, poi prodotti da forno, salumi insaccati, hamburger, patatine fritte, perché poi non mangiare 2 patatine fritte con l'hamburger. E che cavolo, poi maionese o ketchup a seconda dei gusti, perché sono buonissime con la maionese, non mi piace con la maionese. Poi pizza, la pizza è meglio se surgelata, soprattutto surgelata, così non si perde il tempo per star lì a impastare farina, acqua, no, rapido, cacio il forno, 2 minuti e cotta. Non è consapevole. Poi come finire un buon pasto? Con della frutta, possibilmente già tagliata e lavata, pezzettini, nelle mini dose, così come pronto, rapido, veloce, tempo frenetico, frenetico, qui non si scherza, sì, bisogna lavorare bene. Poi l'acqua, una cassa d'acqua, quella del rubinetto, va bene, l'acqua perché è già lì, l'hanno già imbottigliata, è già pronta. No, non è consapevole. Scusa, come perché non usare l'acqua? Quella è consapevolissima, cioè l'acqua sta lì, e allora io la prendo e la bevo, così evito di sprecare acqua a casa. Ah, lei dice e che di pagarla anche. Pago però quella del supermercato. Sì, benissimo, quindi meglio tutta quella, la batteria, del pollo, pollo già fatto, tagliato a pezzettini, cubetti, perché così, se poi avremo questi polli negli spazi strettissimi che hanno, c'è anche spazi, hai capito? Mi sta parlando dei polli da batteria. La batteria, tutti strettissimi, gli spazi, per gli stretti così è più spazio aperto per creare, non so, un supermercato, un grattacielo, il pirellone non sarebbe stato fatto senza i polli e di batteria. Ah, lei, scusami. E questa è una spesa consapevole, secondo dottor Parmiato. Con la light, per esempio, senza zucchero, perché sennò si ingrassa. Esatto, allora, dottor Parmiato, mi permette. Ma mi chiami pure Loris. Loris, dottor Loris Parmiato, i prodotti confezionati producono però una quantità di imballaggi che sono tossici per l'ambiente, ma credo che sia una scelta consapevole. Lei qui mi sbaglia, mi cade proprio, lo so, la vedo che non capisce, la vedo. Perché vede, pensi alla Great Pacific Garbage Patch, un'isola di rifiuti, sì, che le correnti ha portato tutta la plastica del Pacifico in mezzo lì, e c'è tutto un bello spazio dove buttarci su del cemento e creare appunto un altro pirellone grande, un po' di verde lì in mezzo, se no c'è tutta quell'acqua, cosa ce ne facciamo? Ma cosa ce ne facciamo? C'è una pure salata, cosa vuoi, non la puoi bere? No, allora dottore, io non fa bene. Dottor Parmiato, io la ricordo di questo punto di vista, diciamo, eccetera. Ma mi lasci finire il concetto, che forse non è chiara l'economia. L'economia di massa, il capitalismo, ha creato delle cose funzionali. Per esempio, l'acqua in bottiglia, la plastica, c'è tanta acqua di plastica, acqua in plastica.
se ce l'è tanta, no? E più noi la compriamo, meno costa poi la bottiglia d'acqua, ha capito? E quindi noi andiamo a risparmiare. Io capisco insomma che sicuramente l'economia di massa ha prodotto dei risultati in progresso anche positivi, ma non credo però che questo possa essere la soluzione. Mi permetta di dire che ci sono anche delle soluzioni alternative, tipo il fatto di farsi, non so, un orto in casa, il fatto di. Un orto in casa. Perché no, insomma, è una scelta consapevole invece di andare a comprare una verdura che magari chissà da dove arriva, ma è chilometro zero. Mi scusi, ma lei si vede col vestitino qui così, con i tacchi a filo, a zappare la terra? Magari non metto i tacchi. E poi coltivare due pomodori per mangiarsi. Sì. E magari non solo tutto l'anno, non tutto l'anno, ma perché devono essere di stagione. Perché metti in caso che vuoi un'anguria a novembre, dove la trovi, e invece vai al supermercato, tac, anguria a novembre. Sì, ma non è consapevole. Poi il melone a gennaio, e te lo mangi. Ecco, se mi permette, però io vorrei fare un esempio, in questo caso consapevole, veramente. Cioè, esiste una famiglia, ad esempio, il dottor Loris Farmiato, sì. Una famiglia di San Francisco, quindi in America, una terra molto grande, che ci insegnano tanto, che è stato talmente l'utilizzo dei rifiuti da produrre esclusivamente, dico, un litro di immondizia all'anno. E perché questo? Perché con tutto, sostituendo gli imballaggi in plastica con il vetro, oppure comprando prodotti sfusi, o usando come rifiuto l'organico trasformato in compost, insomma, cioè, ci sono dei modi. Prodotti sfusi? Sì. È sicura? Sì, assolutamente, ci sono tantissimi supermercati che... Cioè, io dovrei dire adesso a questa signorina qua di andare al supermercato... Sì. E magari di prendere il detersivo con il suo flaconcino portato da casa. Sì, se la signora mi annuisce. Sì, lo farei, lo faresti. No, lo farò domani. Lo farei domani, ma c'hai tempo di fare sta cosa qua. Ma il mondo è scattante, rapido, non posso portare il flaconcino, è già lì, è imballato, lo prendo. Certo, però no? Ad esempio posso comprare dei fagioli, no? Invece di prenderli in barattolo, li prendo sfusi, ne prendo anche una quantità adeguata alle mie esigenze. Cioè, secondo lei io dovrei dire alla signorina di andare a prendere i fagioli sfusi col suo bel barattolo? Sì, sì. Ma sì. Cioè, magari adesso devo andare anche direttamente dal contadino a prendermi una cassa di verdure. Certo. Anzi, potrebbe fare anche di più, potrebbe ad esempio iscriversi a un gas. A un gas? Sì, solidale. Solidale? Sì. Solidale a che? All'ambiente. Ambiente. Beh, allora io ringrazierei il dottor Loris Farmiato per questi consigli utili per la... Ah, di niente, è un piacere. È un piacere anche per noi ascoltarlo. A proposito di consigli utili... Ricordiamo una delle tante iniziative della provincia di Gorizia nell'ambito del progetto Facciamolo con Amore. Ad esempio, moltissime sono le azioni che ogni cittadino può compiere, ad esempio tenendo la campagna Pannolini Lavabili per Bambini Felici, non so se l'ha mai sentito parlare, che prevede anche un contributo per le famiglie che acquistano pannolini lavabili di ben 200 euro. Pannolini lavabili, dovrei lavare sì. I pannolini? I pannolini del suo figlio, del bambino, certo. Devo pulire. Grazie, sì. Allora buon appetito a tutti. Grazie.